Gli spazi dovranno promuovere la cultura scientifica e tecnologica. A pochi giorni dall'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri a Castello, sabato presente anche Renzi, il sindaco Nardella chiarisce quale sarà il futuro di quella vecchia e ancora in funzione in piazza Santa Maria Novella. Prima tappa il 9 ottobre, quando gli spazi dell'ex caserma saranno aperti al pubblico per tutto il giorno, gratuitamente, in una sorta di Santa Maria Novella Day. Santa Maria Novella è oggi una delle entità museali più visitate di Firenze, con una media di oltre 400.000 visitatori all'anno. Il 9 ottobre sarà possibile, dopo 100 anni, entrare nell'area di quasi 25.000 metri quadrati occupata fino ad oggi dalla scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri, rientrata nella disponibilità dell'amministrazione comunale. Il 22 ottobre, proprio nel Chiostro Grande, si svolgerà invece una maratona della cultura, durante la quale i cittadini potranno esprimersi sulla futura destinazione del luogo. E già domani verrà lanciato un concorso internazionale rivolto a imprese, cittadini, enti pubblici e privati, aziende e università, per far pervenire idee e progetti sul futuro della caserma. Dal 15 dicembre al 15 gennaio, inoltre, gli ambienti del Chiostro Grande, Cappella del Papa e Dormitorio Settentrionale, che entreranno a far parte del percorso museale, saranno eccezionalmente aperti gratuitamente al pubblico. Il sindaco ha comunque annunciato che in piazza della stazione sarà aperta una nuova stazione dei Carabinieri, presidio per la sicurezza in una zona molto frequentata.